È il terzo polo glaciale della Terra, luogo di vette ancora inesplorate, ma anche di conflitti ancora irrisolti come quello del Kashmir, dove tra ghiacciai e creste innevate si possono leggere gli effetti dei cambiamenti climatici. E la zona del Karakorum, catena montuosa situata a nord-ovest dell'Himalaya, qui sulle montagne delle alte valli del Kondus e il Kaveri, al confine tra Pakistan e India, nel 2017 Marcello Sanguinetti, Gianluca Cavalli e Michele Fochi hanno portato a compimento la missione Trans-Limes, esplorazione, alpinismo, ricerca, temi ambientali, alpinistici, geopolitici e storici. Un massiccio del quale non so dirvi il nome perché non aveva un nome, e però abbiamo potuto appunto dare i nomi alle vette che abbiamo salito. Questo è un massiccio glaciale sui 6.000 metri di quota, dove abbiamo aperto due vie, e una di queste vie ha ottenuto la nomination al Piole d'Or. Fra le altre vette ne abbiamo battezzate due, anzi le ho battezzate io, Elisa e Mattia, Elisa Brack e Mattia Brack. Brack significa vetta nella lingua locale, pensando ai miei allora nipotini, perché era il 2017, adesso nipotoni. Nei saloni del primo piano di Palazzo Rocca a Chiavari, fotografie, cartelli illustrativi e video permettono al visitatore di immergersi in panorami mozzafiato, rivivere parte della spedizione che ha tracciato nuove vie. Saranno presentate anche immagini storiche della spedizione tedesca del 1964, sarà proiettato il video del progetto Sulle tracce dei ghiacciai, ideato e diretto da Fabio Ventura, fondatore di Macro Micro, l'associazione nata con l'obiettivo di divulgare il presso il grande pubblico, in particolare le nuove generazioni, le tematiche ambientali. Claudio Smiraglia, membro del Comitato Glaciologico Italiano, per l'occasione ha fornito anche documentazione relativa all'evoluzione degli apparati glaciali. Attraverso le immagini di Arish Kapadia, autore e redattore dell'Himalayan Journal, saranno documentati anche gli aspetti geopolitici legati al conflitto del Siachen in atto fra Pakistan e India. La mostra sarà visitabile fino al 21 gennaio, tutti i giorni dalle 16 alle 19, sabato e festivi anche al mattino dalle 10 alle 12. Una mostra diversa, una mostra legata all'ambiente, legata ai grandi temi della pace, della guerra, i grandi temi legati proprio ai cambiamenti, anche legati ai nostri comportamenti, quindi davvero una mostra di confronto.